Fotografare nell'acqua richiede una corretta manutenzione dell'attrezzatura. Prestate particolare attenzione alle guarnizioni o ring della custodia a tenuta stagna. Si tratta di anelli di gomma posti nel perimetro di chiusura che impediscono il passaggio dell'acqua all'interno dell'involucro e quindi il contatto diretto con la fotocamera. Prima di iniziare ogni immersione, controllate che le guarnizioni o ring siano perfettamente pulite. Trattate l'O-ring con un grasso apposito che impedisce alla guarnizione di seccarsi e diventare meno flessibile. Il trattamento è semplice. Rimuovete delicatamente l'O-ring dal suo alloggiamento. Passatelo tra le dita con un sottile velo di grasso in modo uniforme e reinseritelo nella sua scanalatura. A questo punto verificate che non ci siano infiltrazioni d'acqua nello scafandro. Effettuate quindi la prima immersione solo con la custodia. Una volta appurata l'assenza di infiltrazioni, immergetevi con la vostra macchina fotografica. Soprattutto sulle macchine di fascia alta potete trovare un rilevatore di perdite che vi comunica con un segnale visivo eventuali infiltrazioni nella custodia. Quando immergete la fotocamera con la custodia, tenete l'obiettivo verso il basso. In questo modo eventuali infiltrazioni si raccolgono attorno alla parte dell'ottica e non nel corpo dell'obiettivo. Infine, considerate che il sale marino corrode i circuiti. Ricordatevi di lavare la custodia con acqua non salata ogni volta che terminate un'immersione. Avere cura della vostra attrezzatura vi consentirà di utilizzarla sempre al massimo delle prestazioni e di ottenere foto migliori.